La Terra è in pericolo. Dalla Luna i nazisti preparano l'ultimo attacco. Sul finire della Seconda Guerra Mondiale, un programma spaziale segreto dei nazisti aveva messo in atto una fuga sulla Luna. Durante i 70 anni i nazisti lunari hanno costruito un'immensa fortezza spaziale dalla quale può partire un'armata di dischi volanti. Siamo nel 2018, inizia la guerra lampo spaziale. È finlandese il regista di questo fumettone fantascientifico retro. Se Mel Brooks vuole fare un film che è un mix fra Independence Day e Dottor Stranamore, bene, questo è più o meno il risultato che ne esce. Questa cupa commedia, lanciata all'ultima Berlinale, sta per debuttare sugli schermi di mezzo mondo, dopo essere stata venduta in oltre 70 paesi, mentre il trailer su YouTube ha toccato la quota record di 7 milioni di visualizzazioni. All presidents who start a war in their first term get re-elected. Und fegen alle diese Untermenschen von der Erdkarte. I understand. Capisco che sia un tema sensibile, ma doveva essere trattato con la giusta misura, senza mosse false. È un obbligo che ho sentito durante tutta la lavorazione. Mi sono detto che volevamo dilatare un po' i confini senza insultare mai la memoria o finire nel cattivo gusto. Il film da 7 milioni e mezzo di euro, prodotto da Blindspot Pictures, è già in distribuzione in Finlandia e sta uscendo in tutta Europa. La colonna sonora è stata firmata dal gruppo musicale sloveno Laibach. In Finlandia, a Tampere, abbiamo una piccola azienda, appena 25 persone, che si sono chiuse in una piccola stanza per un anno faticando insieme sugli effetti speciali. È stata quasi una cosa febbrile da fanatici, direi. Ma ci sono state delle belle complicità, perché ognuno stava realizzando cose che nessuno in Finlandia aveva mai fatto. Direi forse nemmeno in Scandinavia, almeno su questa scala, dilatando i limiti. Il film Iron Sky mescola grande attenzione grafica, spunti d'esoterismo, un misticismo tecnofascista ed ingredienti simili. Insomma, può effettivamente attrarre pubblico.